infatti il disegno si propone sempre lo stesso, un modulo che si ritorna continuo, che cioè invece è diverso dalla decorazione che sta nel fondo della croce, sia sul retto che sul verso, riprendo l'immagine, che è, questa invece è molto irregolare e rappresenta una trama continua, un digitale dei feticci con delle foglie, grosse foglie di vite, di stesse di profilo, di scorcio e con dei grossi grappoli d'uva. La croce è sempre stata legata alle preziose e importanti reliquie che conteneva. Reliquie che erano contenute all'interno della croce fino al 1229. Infatti, da alcuni appunti manoscritti di Monsignor Angelo Chiarini, ritrovati nell'archivio iniziale di Montichiari, grazie anche alla segnalazione di Giovanni Cigali, che ringrazio, sappiamo che tante reliquie furono tolte dalla croce probabilmente nel nodo per un incidente. Furono poi collocate con questa scatola di biglietti da visita, dove un'iscrizione ricorda appunto 1929, reliquie estratte dalla croce rifogliata, e oggi sono conservate nell'altare delle Santissime Reliquie. All'interno di questa scatola sono contenute una serie di tessuti, una serie di tessuti arrotolati e fermati da funicoli, con all'interno appunto frammenti ossei e frammenti di reliquie. Interessante è questo lembo di pergamena, dove grazie a un'analisi paleografica, per la quale ringrazio anche il professor Marco Petroletti, si possono decifrare i nomi di tre santi: San Procolo, San Crescenzio e San Biagio, quelli che appunto sono contenuti all'interno della croce. Abbiamo un frammento osseo, con un'iscrizione purtroppo illeggibile, e questo molto interessante, un frammento di manoscritto trecentesco con dei caratteri librari gotici con titoli in rosso. Probabilmente qui è stato utilizzato appunto il frammento di manoscritto per avvolgere una reliquia, una cosa molto interessante. Passiamo ai documenti. Io ho rintracciato due documenti molto importanti legati alla storia della croce. Un documento rintracciato dall'Archivio di Stato di Brescia, sempre grazie all'esistenza di questi appunti manoscritti di Monsignor Angelo Chiarini, e un secondo documento invece rintracciato dall'Archivio Razziale di Montichiari. Il primo documento è del 25 agosto 1617 ed è una delibera del Consiglio del Comune di Montichiari, qua cito il documento, finché le Santissime Reliquie ritrovate nella Croce Grande, quale sono di molta importanza, siano tolte dalla croce e riposte con la croce medesima in un reliquiario che doveva essere fatto nella chiesa maggiore di questa terra, sotto 4-5 chiavi all'elezione dei deputati che saranno eletti. Relativamente alla croce, dal documento se ne ricava l'importante funzione. Cito sempre il documento, che è in volgare: acci con essa si possa benedire le nuvole, siccome per avanti si faceva, quale nuvole miracolosamente si vedevano essere fugate dall'aspetto e segno di detta Santissima Croce. Cioè la croce era utilizzata per allontanare il temporale dei fulmini. Una seconda cosa che si ricava da questo documento è che la tradizione del ritrovamento dell'oggetto da parte da un esponente della famiglia del Fogliata è già confermata nel 600, infatti il documento recita che la croce non poteva essere mai portata a morti o processionalmente se non alle morti della famiglia di Fogliati, giusto l'antico privilegio suo che gli fu concesso da questo comune per avere uno di detta famiglia ritrovata detta Santissima Croce e data al comune nostro con quella riverenza verrò con verrà essere portata. Il secondo documento invece è rintracciato, eccolo, nell'archivio nazionale di Montichiari. È un documento rogato dal notario montclarese Pietro Franchino il 16 ottobre 1617. Questo documento dà importanti notizie sulle reliquie che erano contenute nella croce. Ci dice infatti reliquie di diversi santi, diverse sante, di martiri, confessori, di Nostro Signore Gesù Cristo e della Santissima Maria e della Santissima Madre Vergine Maria. A causa del suo eccessivo deterioramento, un altro documento ci dice che le reliquie furono tolte dalla croce. Il documento parla di una croce che era ancora costruzione in latino rispetto all'altro che è in volgare. E per la sua trascrizione, tra l'altro, ringrazio il professor Carlo Savatti. Ci dice che comunque le reliquie furono tolte perché la croce era corrosa e collisa. E che sempre le reliquie, come dice anche l'altro documento, furono tolte per essere messe in un reliquiario. Successivamente, sempre dal documento, apprendiamo che tal reverendo, Baldassare Barratti, consigliere comunale, si occupò di scegliere quelle reliquie che dovevano essere ricollocate all'interno. E il documento precisissimo ci dice anche i nomi delle reliquie ricollocate: San Martino, San Cristoforo,
San Eusebio, San Sebastiano e Santa Brigida Vergine. Qui abbiamo una stampa, trovata sempre nella chiesa Bazzari di Montechiari, dove si fa un elenco delle reliquie che furono traslate il 13 maggio 1649 all'interno del nuovo altare delle Santissime Reliquie, che si trovava in quella che era la vecchia chiesa di Santa Maria la Nuova, quella che è stata sostituita a partire dal 1729 dal Governo Duomo. Un altare che ancora esiste nel Governo Duomo, che è stato realizzato dai fratelli Carra, avevano documenti infatti del 600 di questa realizzazione di questo altare, che fu poi impiegato anche appunto nella nuova chiesa. Tra le reliquie qui indicate è interessante notare in basso, a sinistra, i tre nomi, San Biagio, San Crescenzo e San Procolo, che sono gli stessi nomi dei tre santi che accompagnano quell'elmo di pergamena che vi ho fatto vedere prima. Dunque appunto queste reliquie tolte dalla croce probabilmente sono state collocate in questo altare. Per quanto riguarda la conservazione del piano della croce, essa si presenta, come potete anche vedere, in ottime condizioni. Anche se comunque la croce ha subito nel corso della sua storia molti eccessi e restauri. Il primo documentato, quello visto in questo documento, in questo eletto, che parla di una croce che era corrosa e corresa. Sicuramente altri restauri sono stati fatti, ma non sono documentati. L'ultimo di cui siamo a conoscenza è avvenuto nel 1958 ed è un restauro finanziato dal conte Giovanni Trecapi della Fieri. Sicuramente voi montecaresti conoscete questa importante figura, l'autore dell'Enciclopedia Trecani, dei libri della storia di Brescia, dei libri della storia di Milano. Un restauro che è stato eseguito dall'orefice milanese Agostino Figini. Ho cercato notizie su questo orefice, si sa ad esempio che ha restaurato l'anno prima della croce del 57 il tesoro del nuovo vecchio di Brescia, lo stato antica, quindi più delle sante croci e anche la croce del campo, e che l'anno seguente nel 58 ha restaurato, oltre alla croce di Forgata appunto, anche la croce processionale della chiesa di Santo Fene sempre in città e anche il della Santa Croce sempre di San Faustino in città. Sappiamo anche, siamo a conoscenza del restauro della croce milanese conservata al Museo Pori di Pezzoli, una croce di cucina stazionale grazie al restauro appunto successivamente nel 2004, ma questo restauro è emerso un fogliettino con l'iscrizione appunto Agostino Figini, restauro 1951. Io ho chiesto alla direttrice appunto del Museo Pori di Pezzoli se avesse le notizie su questo orefice, se era nel museo di documentazione, ma purtroppo il restauro è avvenuto intorno agli anni 40-50, non lasciamo tracce, infatti neanche relativamente alla croce, al restauro della croce non sappiamo nulla. Però abbiamo questa importante fotografia, che è una fotografia scattata in occasione dell'esposizione della croce nell'importante rassegna tenutasi nel nuovo vecchio di Brescia nel 1904, dove la croce è portata in carta di importanti oreficerie della provincia. Da questa immagine si può vedere come sostanzialmente le lacune presenti oggi siano le stesse che erano presenti nel 1904, come ad esempio le ammaccature nelle braccia del Cristo, nelle gambe. Forse l'unico intervento che è stato aggiunto nel restauro del 1958 è quell'integrazione con le lamine lisce che sono andate a sostituire le parti ammalorate. Interessante da citare è che la croce per un certo periodo è anche stata in Musei Civici di Brescia. Infatti da alcuni punti manoscritti, Monsignor Angelo Zarini, apprendiamo che nel 1928 un avvocato di Lopoli, in Ucraina, notifica al comune di Montichiari e al presidente della tappiceria che tal Marta Fogliatta, nata nel 1848 a Montichiari, ultima discendente della famiglia che appunto è andata in sposa in Ucraina, lascia per testamento la croce al Musei Civici di Brescia. Che la croce per un certo punto fosse stata in musei è testimoniato da queste due lettere che io ho rintracciato nella chiesa alla Zara di Montichiari. Sono due lettere scritte dall'allora direttore di quelli che si chiamava Direzione di Civici e Istituti d'Arte e di Storia, Giorgio Nicodemi. Da questa lettera apprendiamo che sono quelle due lettere in realtà, una scritta al presidente della fabbriceria e l'altra scritta invece all'abate Giovanni 40. L'argomento di questa lettera verte sul restauro della pala del Romanino che ancora oggi si trova appunto all'interno del Duomo, sull'altare del Santissimo Sacramento, l'ultima cena. Ma a conclusione, vi leggo di ripetere quella lettera. Allora, Giorgio Nicodemi scrive: tra pochi giorni verrò a Montichiari per esaminare il dipinto, si riferisce appunto al Romanino, e per restituire la croce
che mi fu consegnata in vista di una probabile cessione di musei a titolo di deposito. La seconda lettera, scritta alla Barca 40, precisa che domenica prossima avventura della mattina sarò da lei per riportare la croce e per esaminare, poi appunto parla sempre della palla della Roma di Roma, nel 27 la croce era al Musei Civici e probabilmente fu proprio restituita per un sollecito da parte della Barca 40 e del presidente della Fabbriceria. Infatti in questa lettera si può vedere come in alto vi sia in risposta alla nota del 23/11/27 numero 129, che è la lettera sicuramente scritta dal presidente della Fabbriceria a Giorgio Nicodemi. Io sono stato al Museo di Santa Giulia, appunto agli archivi dei Musei Civici, pensando, avendo la data, avendo il numero, di poter trovare anche la lettera. Purtroppo gli archivi non sono ordinati e la ricerca richiederebbe un'infinità di tempo. Questa è la seconda lettera. Ecco, veniamo alla datazione della croce. Dalla letteratura critica la croce è stata datata a diverse epoche. Si va infatti dalla fine dell'undicesimo secolo per arrivare alla fine del quattordicesimo secolo. Sulla datazione mi sono basato innanzitutto pongo la datazione alla seconda metà del tredicesimo secolo con la possibilità di spingerci fino ai primi anni del secolo successivo del quattordicesimo. Comunque sulla datazione mi baso proprio sulla figura del Cristo della Croce e sulla sua iconografia, che è l'iconografia, come ho già detto, del Cristo pazzo, cioè il Cristo già morto, una testa reclinata e gli occhi chiusi. Ed è un'iconografia che giunge a sostituire un'altra iconografia diffusa precedentemente, che è quella del Cristo trionfante, cioè il Cristo vincitore con gli occhi aperti e con la corona. Questo passaggio dal Cristo trionfante a Cristo invece pazienza, Cristo sofferente, avviene in un preciso momento, che è appunto il XIII secolo, in un preciso ambito, che è l'ambito francescano. Infatti le prime attestazioni di questa iconografia avvengono nelle bellissime tavole lignee, possiamo vedere degli esempi accanto, realizzate per prima da Nicola Pisano, poi accolte anche da Cimabue, fino a poi arrivare a Giotto. In alto abbiamo ad esempio la tavola che si conserva oggi al Museo della Borsa di Assisi, di Giunta Pisano. In basso invece abbiamo il Cristo di San Domenico ad Arezzo di Cimabue. Un dettaglio che permette di collocare la croce sicuramente successiva alla metà del XIII secolo è la posizione dei piedi, piedi delle gambe, gambe che sono accavallate e portano i piedi e sono inchiodati da un unico chiodo, mentre precedente i piedi erano paralleli e inchiodati attraverso due chiodi. Questa iconografia si diffonde proprio dopo la metà del XIII secolo. In Italia la prima attestazione è, vediamo accanto, questa crocifissione che è la lastra del pulpito del battistero di Pisa di Nicola Pisano. Sempre Nicola Pisano, come sempre tale iconografia è ripetuta anche nella lunetta del portale sinistro del Duomo di Lucca. Ecco la croce, vediamo che la croce processionale di Pogliate si colloca in un arco di tempo dove è difficile trovare altre attestazioni di artiglieria per possibili confronti. Infatti abbiamo un lasso di tempo che va dalla croce del campo, del tesoro del Duomo Vecchio di Brescia, che è della fine dell'undicesimo, prima metà dell'undicesimo, fino ad arrivare alla croce processionale del conservato Musei Civici di Brescia, ma abbiamo un lasso di tempo dove l'unica attestazione è appunto questa croce. Sicuramente ci sono stati moltissimi altri oggetti, ma sappiamo della difficoltà appunto di conservazione di questi oggetti, che venivano rubati, venivano trafugati, oppure venivano anche semplicemente fusi nel momento del bisogno, in caso di carestia, in caso di guerra. Gli esempi più pertinenti li ho trovati in ambito Veneto, questa è Veneto Friulano, questa è una croce del luogo di Cittadella di Friuli, la cosiddetta croce di Pasquale II, dove simile è la posizione del Cristo, l'iconografia del Cristo e i piedi già appunto accavallati, inquadrati da un unico chiodo. Queste due croci, questa è la seconda che vi mostro, invece le porto come esempio proprio per il fitto rameggio vegetale che sta alla base della croce. Queste due sono croci successive di 50 anni circa. E questa è la croce dei principi del tesoro, oggi del tesoro di Gorizia, ma proveniente da Aquileia. Questa invece è la croce di Alba di Giuliano, del tesoro di Trieste, di San Giusto a Trieste. Anche qui abbiamo la stessa tipologia di una figurazione che si installa su un rameggio vegetale molto fitto e che conferisce anche alle croci un rameggio fortemente naturalistico. Avviandoci alla conclusione, proprio le ultime parole che voglio dedicare a questo rameggio vegetale che fa da sfondo alla croce, costituito da grossi copiosi e grappoli appunto di uva.
una regione vegetale che conferisce anche un significato profondo alla croce. Infatti la croce attraverso questa vita, perché è infatti il simbolo di vita, da strumento di supplizio diviene appunto uno strumento che dimostra appunto la vincita di Cristo sulla morte, come appunto la predica che ha fatto proprio stasera l'abate. Per concludere vorrei semplicemente sottolineare l'importanza che tale croce deve assumere per la memoria storica della sua comunità e del suo popolo. Un significato che rege in modo emblematico tutta la vicenda della croce ritornare a Montichiari dopo che appunto era stata data a Musei Civici. E concludendo vorrei sottolineare che il suo popolo deve avere la conoscenza di questa croce e speriamo di essere riusciti con questo lavoro